La prova del cuoco. 8 ottobre ricetta crepe di mandorle di Calcaterra il lunedì. Per il cooking show di Rai 1 La prova del cuoco, condotto da Elisa Esoardi. È iniziato in dolcezza, con le splendide crepe di mandorle con mascarpone e prugne allo zenzero della cuoca Maria Paola Calcaterra, che hanno un impasto diverso dal solito, ovvero a base di farina di mandorle e amido di mais, adatto anche a chi è intollerante al glutine. Ecco gli ingredienti per il dolce: dosi per 4 persone un uovo, 35 g di farina di mandorle, 70 g di amido di mais, 80 ml di latte, 2 cc di zucchero, 200 ml di panna da montare, 100 g di mascarpone, 500 g di prugne, 3 limoni, 1 per la pastella e 2 per la farcitura, una noce di burro, mandorle alla melle quanto basta, zenzero fresco quanto basta e zucchero a velo quanto basta. Maria Paola Calcaterra alla prova del cuoco. Oggi le crepe di mandorle. Passiamo ora al procedimento delle crepe di mandorle con mascarpone e prugne allo zenzero, il dolce di oggi della prova del cuoco, adatto anche ai celiaci. Proposto dalla cuoca Maria Paola Calcaterra. Iniziare realizzando la pastella per le crepe, mescolando insieme il latte, l'uovo, la farina di mandorle e l'amido di mais e aromatizzando con la scorza di un limone. Cuocere le crepe che risulteranno molto più sottili e fragili di quelle classiche, data la presenza della farina di mandorle, versando un mestolo di composto all'interno di una padella antiaderente, unta con una noce di burro, fino a terminare la pastella. Passare quindi alla farcitura, a base di prugne allo zenzero. Affettare, in modo molto sottile, le prugne, in modo da rendere la cottura più veloce, e porle in un pentolino insieme a una noce di burro, a poco zucchero semolato, al succo di limone e allo zenzero grattugiato. Cuocere fino a far diventare il tutto una composta. Frullare insieme, per pochi secondi, con un mixer a immersione, il mascarpone e la panna da montare, con lo zucchero. Prendere la prima crepe, piegarla a metà e arrotolarla su se stessa per ottenere un cono e farcirla con la crema a base di mascarpone. Completare il tutto con la composta di prugne che può essere frullata oppure no, le mandorle alla melle e la scorza di limone. Se preferite invece una torta, potete provare anche la ricetta della torta meringata di Federico Prodon della scorsa settimana.